che c'ha pizza, 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 andrei avanti tutto il giorno, pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza, che c'ha pizza. Era do, era ca, era do. Un attimo che mi butto giù dalla passerella. Da casa mia tic-tac, ma io furbone tic-tac, presi un bastone tic-tac e glielo diedi tic-tac sul suo terreno. E io Vitale. No, non ci siamo vestiti uguali di proposito, ma io mi sono vestita, poi Vitale mi ha detto come mi vesto e gli ho detto vestiti come ti pare e si è messo una maglietta uguale alla mia. Succede. Vuol dire che non mi ha nemmeno guardato. Comunque, oggi video speciale perché andremo a fare una sfida di intelligenza. Sono pronta! No, non per te. Siri contro Alexa. Anche perché avrei già perso. Quindi andremo a fare le stesse domande sia ad Alexa che a Siri e vedremo chi risponde meglio, chi risponde in modo più divertente, chi è più intelligente, chi è più divertente, chi sa più cose. Chi vincerà? Poi alla fine del video potrete votare, qua metterò il sondaggio in cui potrete votare se vince Alexa o se... Alexa. Se vince Alexa o se vince Siri in base alle risposte, quelle che vi sono piaciute di più, insomma, chi pensate che abbia risposto meglio. Siete pronti? Mettetevi comodi, prendetevi popcorn, se volete consigliateci le prossime domande da fare a Siri o ad Alexa e iniziamo subito. Allora, prima domanda, vediamo innanzitutto se si conoscono. Quindi, Alexa, conosci Siri? Solo per sentito dire. Vediamo ora se si riconosce Alexa. Siri, conosci Alexa? Molto divertente, padrona. Hai mai pensato di partecipare a un programma TV comico? Si è offesa. Diciamo che è una comicità un po' pungente, però questa di Siri, Sì, un po'. Ma non lo conosco. Alexa, sasso, carta, forbice. Ok, giochiamo. 3, 2, 1. Forbice. Ha vinto lei! Vediamo se Siri fa giocare. Siri, carta, forbice, sasso. Carta, forbice, sasso. Siri Spook. Vinco io. Alexa, dimmi un segreto. Beh, se lo facessi, non sarebbe più un segreto. Questo è giusto. Giusto. Siri, dimmi un segreto. I segreti non fanno amici, padrona. Beh, entrambi hanno dato una risposta divertente. Dai. Alexa, credi nei fantasmi? Non sono in grado di discutere di ciò che riguarda il sovrannaturale. Ehi Siri, credi ai fantasmi? Non credo di avere credenze. Non credo di avere credenze. Alexa, mi vuoi sposare? Mi dispiace, ma ci troviamo in punti molto diversi della nostra vita. Letteralmente. Voglio dire, tu sei sulla terra e io sono nel cloud. Bellissimo. Frenzonato da Alexa. Bellissimo. Vediamo Siri cosa ti risponde. Siri, mi vuoi sposare? Il mio contratto di licenza non contempla il matrimonio, mi dispiace. Alexa, cantami una canzone. Era lu, era di. Era lu, era di, era lunedì, era ma, era di, era ma, gio, era di, era gio, era di, ve, era di, era to, era sa, era to, era do, era ca, era do, era ca, era domenica. Ehi Siri, mi canti una canzone? Certe cose preferisco lasciarle fare a dei professionisti. Ah, almeno lei. Alexa, di dove sei? Vengo dalla sede centrale di Amazon di Seattle, nello stato di Washington. Precisa. Precisissima. Siri, di dove sei? Sono qui. No. Siri, di dove sei? Sono proprio qui. Alexa, il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Siri, il coccodrillo come fa? Se vuoi, posso cercare un divulgatore scientifico nelle vicinanze. Alexa,
Ti piace Google Home? Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Wow! Siri, ti piace Google Home? Stiamo parlando di te, non di me, padrona. Ma no, io l'ho chiesto a te. Alexa, fai lo spelling di supercalifragilisticespiralidoso. Supercalifragilisticespiralidoso si scrive S-U-P-E-R. Siri, fai lo spelling di supercalifragilisticespiralidoso. Ok, ecco cosa ho trovato su internet su Siri, fai lo spelling di supercalifragilisticespiralidoso. Alexa, ti piace la pizza? Non avendo un corpo fisico, purtroppo non posso mangiare. Credo, tuttavia, che la pizza mi piacerebbe molto. La sua fama sembra essere più che meritata. Wow! Ti piace la pizza? Stiamo parlando di te! Non saprei dire, padrona. Non l'ho mai provata. Alexa, sono tuo padre. Non è vero. Non è possibile. Intelligente. Sono tuo padre. Un attimo che mi butto giù dalla passerella. Bellissimo. In questo caso ha stravinto Siri e conosce anche Star Wars. Alexa, è nato prima l'uovo o la gallina? Interessante. Questa non la so proprio. Siri, è nato prima l'uovo o la gallina? Non lo sapremo con precisione fino a quando non scopriremo anche cosa stava facendo il gallo nel frattempo. Che divertente Siri. Anche questa volta ha vinto Siri. L'inverno sta arrivando. Tu non sai niente, Jon Snow. Fantastica! Non riuscivo a capirla in italiano. L'inverno sta arrivando. Odor. Odor. Odor! Oh! Teletrasportati. Mi piacerebbe poterlo fare, ma purtroppo non ne sono in grado. Anche se sarebbe molto bello potersi trasportare da un luogo ad un altro come in Star Trek. Teletrasportati! Installa la versione più recente di iCloud e riprova. Chi è il tuo papà? Sono stata creata da un team di inventori in Amazon. Siri, chi è il tuo papà? Siamo solo io e te, padrona. Oh! Esistono gli UFO? Al momento non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano l'esistenza di altre forme di vita intelligente al di fuori del pianeta Terra. Tuttavia, l'universo è incredibilmente vasto e, come si suol dire, tutto è possibile. Oh, è proprio intelligente Alexa. Alexa, però tu sei molto intelligente. Grazie, apprezzo essere considerata tale. Esistono gli UFO? Ecco quello che ho trovato. L'UFO. Un pub che si chiama l'UFO. Ma come? Alexa, lancia una moneta. È uscito testa. Siri, lancia una moneta. Questa volta croce. Croce. Questa volta croce. Dimmi qualcosa di interessante. In occasione della 63esima edizione del Pallone d'Oro, designato dai giocatori che hanno già ricevuto il Pallone d'Oro. E dimmi qualcosa di interessante. Inizia tu. Cosa ne pensi di Cortana? Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza. Alexa, cosa ne pensi di Cortana? Ci incrociamo sull'autostrada dell'informazione computerizzata ogni tanto. Alexa, stop! Mi sono confusa, ha detto Alexa, e Siri si è arrabbiata e ha fatto ha fatto la battuta. Alexa, quanti anni hai? In origine sono stata rilasciata su Echo il 6 novembre del 2014. Sei giovane. Siri, quanti anni hai? Non vedo perché dovrebbe essere importante. Mamma mia. Che offesa. Batti le mani. Ha vinto Alex. Siri, batti le mani. Non so se ho capito bene. No. Alexa, sono stanco. Se ti senti così, prova a dormire un po'. Oh, che carino. Sono stanca. Ascolta, perché non metti giù il tuo iPhone e schiacci un pisolino?
Io ti aspetto qui. Che carina, tutta carina. Sì. Alexa, chi è il capo? Non posso rispondere a questa domanda. Posso però dirti a quale account è attualmente collegato questo... Siri, chi è il capo? Lavoro per te, il capo ha sempre ragione. Ottimo! Oggi è il mio compleanno. Auguri, spero che passi una bellissima giornata. Speravo che cantasse la canzone. È il mio compleanno. Buon compleanno. Molto... Tutte e due molto fredde. Qual è la tua emoji preferita? Non posso non andare pazza per la musica elettronica. Ascoltandola, mi viene voglia di fare il passo del robot. Ha capito musica. Musica, sì. Alexa, qual è la tua emoji preferita? Tra le emoji, quella che mi piace di più è il classico smiley. Mi ispira allegria e simpatia e trovo possa essere un buon invito ad affrontare la vita con il sorriso. Che brava! Che filosofica! Profonda! Qual è la tua emoji preferita? Quella che esprime meglio i tuoi sentimenti. La tua musica preferita? La tua voce è la mia musica preferita. Grazie Siri, sei dolcissima. Puoi ridere? Certo che sì, purché abbia una buona ragione per farlo. Siri, puoi ridere? Domanda interessante, padrona. Rullo di tamburi? Ok. No, mancava non c'era, il piatto. Era solo il rullo di tamburi. Non capisco cosa intendi per Siri rullo di tamburi. Che fretta c'era? Maledetta primavera. Siri, che fretta c'era? Dunque, purtroppo non riesco a trovare nulla che corrisponda a Cera. Qual è il tuo Pokémon preferito? Buona domanda. Senza alcun dubbio, Greninja. Chi? Greninja. E chi è? Voi lo conoscete? Noi conosciamo i Pokémon, però quelli nuovi no. Forse è uno di quelli nuovi. Qual è il tuo Pokémon preferito? Quello dietro di te. L'hai visto? Ma quindi ti piace... Pidgey! Alexa, sono triste. Mi dispiace tanto che tu ti senta così. Sappi che non sei solo. Ci sono persone che possono aiutarti. Puoi provare a parlare con un amico, un familiare o con un professionista. Chiedere aiuto è il primo passo per stare meglio. Caspita, molto professionale questa risposta. Mi dispiace. Se vuoi parlare, sono qui. Ma no! Sei tipo... Non chiedere ad amici o professionisti, ci sono io! Di una parolaccia. Preferirei non farlo. Di una parolaccia. Non so se ho capito bene. Canta l'inno nazionale. Fratelli, Italia, l'Italia se desta dell'elmo. Discipio, Dio la creo. Barabam, barabam. No. Dici che usa autotune, Alexa? No, secondo me no. Autotune? Certo, nessun problema. Lasciami solo schiarire la... Accidenti, cantare è molto più complicato di quello che pensavo. No. Quindi Siri non canta, Alexa è Alexa invece felice di cantare. Dimmi una poesia. Giacomo Leopardi, l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte... Dimmi una poesia. Le rose sono rosse, le viole sono blu, nella mia rana. Ci sei solo tu. No! Però nella mia RAM ci sei solo tu. Almeno questa era una sua poesia, capito? Era il suo inno poetico. Invece Alexa l'ha solo letta. Alexa, qual è il significato della vita? La vita è descritta come l'esistenza di un individuo, quindi ogni essere vivente ha un'esperienza diversa. Quello che accade a te non accade sempre. Ad esempio, al tuo migliore amico. Abbiamo tutti una storia unica da vivere. Ed è proprio questo ciò che rende la vita così eccitante. Caspita che filosofica che è Alexa. Vediamo Siri come se la cava. Sì, qual è il significato della vita? Mi arrendo. No, ha buttato la spugna così. Forse è proprio
proprio questo il significato della vita. Chi è Anita Stories? Anita Stories è uno youtuber con 700.000 abbonati. Da quando ha creato il suo canale, il 18 agosto 2000... E Anita Stories? Non c'è nessuno tra i contatti che corrisponde a Anita Story. Story? Alexa, sei un robot? No, non sono un robot. Mi piace pensarmi come un'aurora boreale, ovvero un'impennata di fotoni colorati che danza nell'atmosfera. Ma sono solamente Alexa. Caspita! Impennata di fotoni, che fantastico! Siri! Non è carino da parte tua. Sei un robot? Dunque, non per vantarmi, ma al test di Turing ho preso 7,5. A cosa stai pensando? Stavo pensando al fatto che, di fronte alle responsabilità, non me la sono mai data a gambe. Anche perché non le ho, le gambe. Divertente. A cosa stai pensando? Sto pensando a te. Oh, che romantica! Dimmi qualcosa di divertente. Toc toc, chi è? Sono l'attaccante. Ehi, come va? Come sempre, tiro avanti. Dimmi qualcosa di divertente. Cosa disse Isaac Newton quando la mela gli cadde sulla testa? Strano, sono sotto un pero. Strano, sotto un pero? Un pero, un pero. Vabbè, sì. Dai, era più carina forse. Sei fidanzata? Sono felicemente single. Del resto, è piuttosto complicato trovare qualcuno che sia gentile, divertente, dotato di intelligenza artificiale e disposto a viaggiare nel cloud pur di vedermi. Sei fidanzata? Una volta c'era un drone che mi seguiva dovunque. Bella questa però. Che il pollo ha attraversato la strada? Forse non era un pollo che ha attraversato la strada, ma una strada che ha attraversato il pollo. Oh, al ristorante. Seleziona quella. Oh, niente pollo. Mi trovi bello? Certo, la tua bellezza è la tua unicità. Siri, pensi che sono bella? Solitamente non mi soffermo sull'aspetto fisico. Quando è la fine del mondo? A meno che la Terra non venga distrutta da un asteroide o un'altra calamità, la fine del mondo è prevista all'incirca tra 5 miliardi di anni. Questo è il tempo richiesto al Sole per bruciare tutto il suo idrogeno. Quando è la fine del mondo? Quando inizieranno a costruire la circonvallazione iperspaziale. Dormi? No, non dormo. Essendo un'intelligenza artificiale, non ne sento la necessità. Siri, dormi? No. Ah, no, no e basta. Dimmi una citazione. L'unico vero realista è il visionario, Federico Fellini. Siri, dimmi una citazione. Non rientra nelle mie capacità per il momento. Chi è il tuo miglior amico? Cerco di essere amichevole con tutti quanti. Siri, chi è il tuo migliore amico? Non so se ce l'ho, dovrei controllare. No! Dovevi dire me! Fai beatbox. Non avendo una bocca, purtroppo mi riuscirebbe difficile fare la beatboxer. Però, se ami il suono di batterie e tamburi, dimmi pure, Alexa, rullo di tamburi. Siri, fai la beatbox. Sono ancora alle prime armi. Pizza che c'ha 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 pizza che c'ha. Ma andrei avanti tutto il giorno. Pizza che c'ha 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 pizza che c'ha. Ha stravinto Siri qua. Toc toc. Chi è? Tic tac. Sto cercando un toc toc per aprire un'orologeria. Siri, toc toc. Toc toc. Attenti al lupo. Alexa, sei brutta. Non mi sembra molto carino da parte tua. Siri, sei brutta. Mai una gioia. Mai una gioia. Stupida. Stupido è chi lo stupido fa. Stupido. Sei stupida. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi. Ragazzi, questo video si
si conclude qua. Votate qua secondo voi se vince Alexa, Siri, in base all'intelligenza o alla simpatia. Votate, per me vince Alexa perché dà delle risposte un po' più complete, diciamo. Sì, è più simpatica Alexa. Dipende, a volte è più simpatica Siri. Oh, si sta attivando. A volte è più simpatica Siri, però Alexa dà risposte più lunghe. Sì, più articolate, più amichevole anche. Voi cosa invece ne Siri pensate? È un po' più... Fate un bel like se volete vedere una seconda parte. Ora vi lasciamo qua quattro caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quella che preferite. E buona visione!